Mi fate incazzare. Mi fate incazzare perché siete arrivati ad un punto della stagione che ogni cosa che fate mi fate innervosire. Se vincete, mi fate incazzare perché fate prestazioni di merda come le ultime tre. Se perdete, mi fate incazzare perché giocate male. Se pareggiate contro le squadre piccole, mi fate incazzare perché potevate vincere. E tutto va a ruota. Tolto questo fatto, stasera abbiamo fatto una gran partita. Vittoria che a noi serviva, a loro no, perché comunque ragazzi mancano 10 partite e loro ne devono vincere 2 per vincere il campionato, quindi non vi preoccupate che non è un problema per loro, anche se posso capire che perdere così, l'ho provato, non fa mai bene. Però ragazzi, per la corsa Champions questo è un risultato d'oro, assolutamente d'oro, che va tenuto stretto e soprattutto va fatto fruttare. Va fatto fruttare. Perché? Perché se lo facciamo fruttare, come abbiamo fatto fruttare la vittoria con l'Atalanta, che ci eravamo tanto, anzi vi eravate tanto gasati, ci si sbaglia, ci si sbaglia. Perché adesso, se noi andiamo in Champions e giochiamo come abbiamo giocato col Tottenham, il Napoli ci impacchetta e ci rimanda a casa. Chiaro? Ok. Quindi, se dovessimo giocare così in Champions League, lasciate perdere. E poi soprattutto, dato che i tifosi del Napoli quest'anno sono dappertutto, cioè il Milan ha perso con l'Inter la Supercoppa, ho avuto più commenti di napoletani che di interisti. Lasciamoli, proviamo col gioco a lasciarli dove sono. Perché se si esce dalla Champions League, state tranquilli che questi vengono qua e ci massacrano. Ci massacrano. Sono venuti a commentare quando abbiamo perso col Torino, quando abbiamo perso. Dappertutto sono. Fino all'anno scorso non li vedevi, erano una piccola comunità che parlava tra di loro. Quest'anno, ovviamente, vinceranno il campionato, meritatissimo, assolutamente, però vanno a commentare post di altre squadre. Lasciando questo, arriviamo alla partita. La partita, ragazzi, penso sia la miglior prestazione degli ultimi non so quanti anni. Mi permetto di, mi concedo di dire questo. Io penso che una prestazione simile a questa, quest'anno l'abbiamo avuta contro la Juventus in casa. Perché del resto, comunque, si è sempre vacillato, rischiato di pareggiare, rischiato di perdere. E oggi invece ho visto Milan totalmente diverso. Torna a 4, assente Kalulu, assente Ibra. E adesso vediamo perché anche Brahim Diaz si è fatto male. Milan che comunque comincia bene, comincia onestamente questa partita. 1-2 e poi 3-4. Incredibile. Cioè io al quarto gol ho detto ma qua stacco perché cioè, è impossibile. Cadrà un meteorite sulla terra. Eppure è successo. Ripeto. Una squadra come il Napoli in questa situazione di classifica, partite come queste se le mette al culo. Per noi è un risultato importante. Fa comunque male perdere così in casa, però anch'io l'ho preso 5 dal Sassuolo. Sono ancora incazzato per quella partita. Succede. Se dobbiamo guardare la partita di per se stessa, non si può dire assolutamente niente, perché la partita non ha avuto una cosa andata male. L'ha vinta Pioli. L'ha preparata Pioli e la squadra gli ha dato una grande mano. Sapeva che il Napoli era quello, sapeva che il Napoli faceva così e ha tappato tutte le cose che il Napoli era pronto a fare. Quindi a Pioli, ragazzi, stasera bisogna baciargli i piedi. Bisogna veramente baciargli i piedi. Anche se quando c'era la reaction domani, come sempre, bla 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 bla, ho detto che questa partita è più importante di quel che si pensi. Perché? Perché se ai fini del campionato conta quanto un 2 di picche quando la briscola è fiori, è un biglietto da visita per la Champions League. Perché da quello che è emerso stasera, emergerà la Champions League. Poi magari in Champions League passerà al Napoli, probabile, su due sfide magari ci sarà qualcosa che li farà vincere, non a livello ovviamente di arbitraggio, ma a livello di gioco. Sicuramente vinceranno. Però almeno stasera abbiamo avuto l'opportunità di studiarci,
vediamo se da questo studio cosa ne esce poi per la Champions League. Loro hanno fatto tanti gol con i cross di Mario Rui, da tre quarti, cross morbidi. Loro vivono di cross morbidi, solo che ovviamente non avendo Osimhen che salta è abbastanza diverso. Sono contentissimo della prestazione di Leao che magicamente è tornato per oggi sui suoi passi. Sono contento della prestazione di Kier che ha tenuto la porta inviolata insieme a Tomori nonostante l'assenza di Kalulu. Mi è piaciuto tantissimo Calabria che stasera si svuoterà le tasche e troverà un certo signor Kvaratskhelia dentro. Mi è piaciuto Hernandez anche se a volte ci delizia con delle giocate incredibili. Poi fa 10 metri e fa la cagata. Centrocampo ha gestito benissimo, l'attacco non ne parliamo. E poi voglio fare una piccola nota di merito al gol di Saelemaekers, ragazzi. Il gol di Saelemaekers, ragazzi, è una cosa che non vedremo più. No, quello è stato bellissimo. Quello è stato bellissimo. E il problema è che adesso, dopo quel gol, lui per altre 47 partite non passerà la palla, perché questa sarà la fine. Unico sottotono, sottotono, Bakayoko, che nel finale regala una palla a Lozano che 20 centimetri non butta in porta. Diciamo che avrei rosicato avessimo preso il gol, perché quando meriti di fare un clean sheet meriti di andare avanti così, che la partita finisca così. Il punto è che con la stagione che abbiamo avuto di alti e bassi, e purtroppo più bassi che alti quest'anno, una vittoria così per quello che rimane della stagione deve servire a carburare per il finale, per assicurarti un posto in Champions League. Della vittoria, nonostante che sia è stata schiacciante, è stata netta, è stata bella, tutto quanto, della vittoria di per sé non ce ne facciamo niente per adesso, perché deve essere qualcosa che ci dia una piccola sicurezza da qui fino al 29-30 maggio, quando finirà. Per adesso la strada, ragazzi, è ancora lunga. La prossima c'è l'Empoli in casa, ce la facci molta, molta attenzione all'Empoli in casa. Non bisogna sedersi sugli allori, dato che non abbiamo neanche la Coppa Italia nel frattempo. E a vedere da come sta la classifica, dall'Inter che ieri perde per mano di Jack Cuore Rossonero, mi viene da pensare una cosa. Ma tante partite che abbiamo perso o pareggiato. Faccio un elenco di partite. Il pareggio con il ricalcolo. Il pareggio con la Cremonese. La sconfitta con il Torino. La sconfitta col Napoli, che comunque doveva essere un pareggio, perché quella è una partita da pareggio spaccato. Il pareggio clamoroso con la Roma. Il pareggio con Lecce, la sconfitta con la Fiorentina, il pareggio con la Salernitana, partite che ragazzi dovevamo, avevamo l'obbligo di vincere o almeno di pareggiare, di fare un risultato migliore, l'avessimo messa in atto. Ve ne abbono alcune, però intanto dammi 2 punti con la Roma, dammi un punto in più con la Fiorentina, dammi un punto in più con la Cremonese. Intanto te ne ho già accumulati 4. Dammi un punto in più significa che sono partite che potevamo tranquillamente ottenere di più. E dammi anche un punto con Napoli l'andata, tu saresti già a più 6 dall'Inter adesso. Che ciò vuol dire tutto e niente, però magari nonostante tu avessi comunque perso il campionato, ti davano un pochino più di autostima. Invece l'autostima ce la siamo messa sotto i piedi a marzo, perdendo a Firenze, a Udine e pareggiando in casa con la Salernitana, che è stata una partita, ragazzi, veramente indecente. Indecente quella partita lì. Detto questo, ragazzi, domani ci vediamo con la reaction, che è la parte, cioè, proprio il piatto caldo. Io aspetto i napoletani qui sotto, che tanto non verranno oggi, perché non verranno. Dedico questa vittoria, e l'ho anche detto in live prima, vittoria che fa comunque piacere, ma ancora non significa niente. La dedico a chi esulta per i sorteggi. Il Napoli è favorito per il passaggio in Champions League? Assolutamente sì.
ma la partita è aperta. E stasera ve l'abbiamo dimostrato. Buonanotte a tutti, sempre Forza Milan.